Signore e signori, buonasera, buon mercoledì sera, buon mercoledì delle ceneri. Come sapete, ieri è terminato il carnevale e oggi ci si cosparge il capo di cenere. Questa è la tradizione che riguarda la giornata odierna per i cristiani di tutto il mondo, un momento in cui ci si mette in discussione, ci si rende conto che cenere siamo e cenere ritorneremo. Tanti di voi, magari anche non praticanti avranno sentito nominare questo modo di dire. Per capirlo meglio e per capire cos'è il mercoledì delle ceneri, vi invitiamo a vedere il secondo telegiornale, quello che va dopo la pubblicità, quello legato alle curiosità, all'arte, alla storia, alla cultura e allo sport. Ma adesso partiamo col telegiornale di oggi con le tante attività svolte dall'Arma dei Carabinieri in questi giorni per presidiare, per far sì che tutti i festeggiamenti potessero essere fatti nella serenità di un contesto che non mettesse a rischio la vita di nessuno. Le pattuglie dei carabinieri del territorio, in particolar modo della Compagnia di Borgo Taro, quindi delle valli del Taro, del Ceno e del Baganza, e quindi i carabinieri delle 8 stazioni della Compagnia di Borgo Taro, hanno visto impegnati ben 166 militari, 58 gazzelle per poter svolgere meglio il loro lavoro di controllo, in particolar modo durante le festività del Carnevale, particolarmente sentito negli alti territori del Taro e del Ceno. Il controllo è stato svolto sia da militari in abiti civili che in divisa e hanno posto la loro attenzione principalmente sul consumo di stupefacenti e sulla vendita di alcolici ai minori. A completare i controlli a tutela dei clienti e consumatori sono intervenuti anche i carabinieri del NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, da Parma, che affiancati a quelli della stazione di Borgo Taro hanno passato al setaccio ristoranti, pizzerie, bar, camioncini e ambulanti per verificare che tutto fosse a posto da un punto di vista igienico-sanitario. Ed è bello affermare che hanno appurato che vi erano presenti ottime condizioni igienico-sanitarie nei locali e la perfetta tenuta degli alimenti. Per ciò che riguarda le persone, sono state controllate 548 autovetture, i cui autisti sono stati tutti sottoposti al controllo etilometrico, così come anche il controllo di 12 pullman, 2 taxi e 8 auto di noleggio con conducente, accertando sia la regolarità dei documenti degli autisti che tramite l'etilometro per verificare la totale assenza di assunzione di alcol da parte degli autisti. Infatti, in questo caso, il tasso alcolico per questi professionisti della guida deve essere pari a zero. Sono state identificate 601 persone che non erano conosciute ai militari dell'arma perché provenivano da territori al di fuori della Val Taro e della Val Ceno. E questo è un altro numero che arriva dai carabinieri sul successo di questi festeggiamenti sull'Alto Appennino parmense. Inoltre sono state effettuate alcune denunce, tra queste un ventenne che è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale poiché all'esterno di un bar offendeva l'onore e il prestigio dei militari che stavano effettuando un intervento a seguito di un litigio verbale tra 2 persone. Inoltre è stato denunciato un cinquantenne che aveva un tasso alcolico di 1,55 grammi litro e un sessantenne che aveva il tasso di 1,73. Anche una donna di 45 anni è stata fermata e denunciata perché sottoposta al controllo etilometrico aveva un tasso alcolico di 1,08 a mezzogiorno e mezzo del pomeriggio. Inoltre un 36enne tunisino è stato denunciato poiché alla richiesta dei carabinieri di mostrare i riconoscimenti del permesso di soggiorno si rifiutava. Sanzionati 2 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, in questo caso una 28enne con un tasso di 0,7, ricordiamo che il tasso massimo è 0,5, e una 34enne con un tasso di 0,75. Anche in questo caso è stata immediatamente ritirata la patente, che rimarrà sospesa fino a 6 mesi e dovranno pagare una sanzione fino a 2.000 euro. Sanzionati con 333 euro i titolari di 2 attività commerciali perché somministravano alcolici a minorenni di 18 anni. Sanzionate diverse persone, ben 9, per ubriachezza e tutti dovranno pagare una sanzione di 102 euro ciascuno. E a questo proposito vi ricordiamo che la norma prevede il fatto proprio il reato di ubriachezza, non di ubriachezza molesta. Chiunque in un luogo pubblico aperto al pubblico e colto in stato di manifesto ubriachezza è punito con la sanzione pecuniaria da 51 a 309 euro. Inoltre sono stati sanzionati 4 persone, una di 35, una di 30, una di 20 e una di 19 anni, perché hanno fatto atti contrari alla decenza pubblica, in quanto i 4 soggetti sono stati beccati ad urinare nei pressi di via Nazionale, la via principale di Borgo Taro, davanti alla porta di un panificio. Tutti dovranno pagare una sanzione di 102 euro.
Ma vediamo anche come è andato l'ultimo giorno di Carnevale. Sappiamo che alcune sfilate ci saranno anche domenica prossima, ma vi ricordiamo che in teoria il Carnevale doveva finire ieri ed è anche la presenza del famoso falò di fine Carnevale, come è stato a Fornovo, e ce lo fa vedere il nostro Cesare Groppi con le immagini, con il servizio realizzato di ieri. Peraltro anche qualcuno ha pensato bene di chiamare i vigili del fuoco, visto il falò, forse dimenticando che era Carnevale, il martedì di Carnevale. Fornovo Taro, 21 febbraio 2023. Con la terza sfilata di gruppi a piedi e mascherine e relativo falò in Piazza del Mercato, si chiude la 68esima edizione del Carnevale dei Bambini della parrocchia Santa Maria Assunta. Niente carri allegorici per le difficoltà di allestimento, le difficili autorizzazioni da ottenere, la responsabilità, nonché le spese annesse, come i 400 euro per la SIAE. Un falò spostato in forma ridotta in Piazza del Mercato per il rispetto degli alberi e un suo sottofondo di ghiaia e sabbia a protezione della pavimentazione. Il tutto con le direttive autorizzato dall'amministrazione comunale, comunicato ai vari enti preposti, compreso i vigili del fuoco. Due domeniche e un martedì di carnevale per il divertimento dei bambini, con la partecipazione massiccia del gruppo Indovina chi è di Riccò, con oltre 70 mascherine inquadrate e dei puzzle dell'amicizia della scuola materna Don Tarasconi, presenti a tutte e tre le sfilate. C'erano i Minions della seconda A della scuola elementare di Ramiola, gli Spazzacamini e Mary Poppins dell'oratorio di Ramiola e Fornovo, il funambolico Barone Rosso, le Super Mario Bros, le pecorelle della Volpagana, la banda musicale e gli sbandieratori di Fornovo. Tantissime e carine erano le mascherine presenti e un folto pubblico al seguito. È stato un percorso più ridotto per le vie del paese per rispetto dei bambini più piccoli, non più rinchiusi in un carro, ma liberi di esprimersi e divertirsi con i piedi a terra a contatto con tutti gli altri. Ringraziamenti a tutti i partecipanti e da parte degli organizzatori. Il premio speciale Don Giuseppe dell'Associazione Culturale La Pergamena è stato assegnato alle due mascherine Alice nel Paese delle Meraviglie e il Cappellaio Matto, rispondenti alle tematiche proposte. Una targa di riconoscimento è per l'anima lavorativa e maestro di piazza Roberto Bellengi della Proloco, in veste di Mago Merlino. Ma quando meno te lo aspetti, a spegnere il falò arrivano i vigili del fuoco. Dopo una sfrenata corsa da Parma, sollecitati da numerose chiamate per presunti incendi in Piazza del Mercato e altri nella zona del Monte della Croce. Forse qualcuno, dopo 2 anni di lockdown, si è dimenticato che esiste ancora il carnevale e quel falò a bruciare la Poiana, per lasciare alle spalle il lungo inverno e lasciare spazio alla primavera, anche se purtroppo oggi non è più così. La festa termina in sala civica a Foro 2000 con la cena di carnevale e balli accompagnati dalla musica d'ascolto e ballo di Daniele Ferrari. Francesca Leoni, TG Parmense. Cesare Groppi era a Fornovo, avevamo invece Claudio Bertani, il nostro presidente, a Bedonia, che ci ha mandato queste immagini, davvero bello, sentito, vissuto, ma bellissime anche le maschere a Bedonia nella giornata di ieri pomeriggio. Peraltro alcune immagini le abbiamo mandate anche in Parmense in diretta, che vi ricordiamo è di nuovo visibile domani, vi sarà una nuova trasmissione in diretta domani alle 14:35. Vediamo intanto le immagini del Carnevale di Bedonia. Thank you.
Adesso andiamo con l'Echion, abbiamo già accennato nel telegiornale di ieri i funerali di Mauro Conti, politico e guida del Parco del Taro, ma anche presidente del Parco del Taro negli anni scorsi, scomparso all'età di 63 anni per una grave malattia, si svolgeranno domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 14:45, partendo dalla sala del commiato di Via Carega per la chiesa parrocchiale di Collecchio, proseguendo quindi per il Tempio di Valera. Questa sera il Santo Rosario sarà recitato alle 20:30 presso la sala del commiato. Andiamo adesso a Medesano perché nei giorni scorsi è stata inaugurata la riqualificazione e messa in sicurezza sismica della palestra di Ramiole. Vediamo il servizio di Enrico Zermani. Saluto e ringrazio tutti voi che siete qui presenti con noi, le realtà associative del territorio che ci seguono sempre in questi eventi. È stato uno sforzo dell'amministrazione comunale davvero importante, di 239.000 euro complessivi, quindi i 135 più i 239 fanno 374. E abbiamo deciso di accettare il contributo e di fare lo sforzo importante poi per dare copertura finanziaria completa all'investimento. E quindi oggi ci troviamo qua ad inaugurare un'opera pubblica che consente a questi plessi scolastici di essere, dal punto di vista sismico, ai massimi livelli. Grazie al supporto del dirigente scolastico che oggi non è presente per motivi di salute, con cui condividiamo sempre gli interventi che facciamo sul mondo della scuola, abbiamo credo fatto qualcosa di importante. Una macchina che non può sbagliare un colpo, perché se sbagli un colpo rischi di perdere il finanziamento. Quindi è un intervento che riguarda il mondo della scuola, ma che riguarda in generale la frazione di Ramiole. Ha un valore intrinseco formidabile e che è quello di vedere i nostri ragazzi al sicuro in una struttura pubblica. Il fatto di mettere al sicuro sismicamente un immobile pubblico ha un po' il concetto dell'assicurazione. Voi fate un'assicurazione con la speranza di non doverla usare mai. Lavorare su una palestra ha un grande senso, ma compensare l'assenza di una palestra può sembrare una situazione banale, ma non lo è. L'assenza di un servizio per anche se per una classe sono 2 ore alla settimana, in realtà agli uffici comunali ha richiesto tantissimo lavoro. Si vede in questo caso, non sono degli interventi di consolidamento che rimangono nascosti sotto un intonaco o dentro un muratore. Quindi suscita un po' di curiosità ed è giusto che brevemente si capisca cosa abbiamo fatto e che consentono di far sì che questa scatola sia rigida e forte. Siamo a Ramiola oggi per l'inaugurazione di questo investimento fatto sulla palestra scolastica, un intervento che vale 374.000 euro per 5 mesi di cantiere. È stato un intervento importante per mettere in sicurezza la struttura scolastica, un intervento che dà completezza a quelle che sono le opere di messa in sicurezza di questo immobile, perché abbiamo già fatto investimenti sull'edificio della scuola e questo va a completare un pacchetto di interventi importanti per quanto riguarda la scuola di Ramiola. Sono cantieri di una certa rilevanza, questa amministrazione sta facendo uno sforzo importante su quello che è il mondo della scuola medesanese, abbiamo già investito 2 milioni di euro in questi 3 anni e mezzo e sono pronti altri investimenti per 500.000 euro che prenderanno piede in questo 2023. Un altro tassello che si aggiunge e arricchisce l'offerta delle scuole, dei luoghi in cui si investe sul futuro, qui nel comune di Medesano, in questo caso nella frazione di Ramiola, con questo bel intervento di messa in sicurezza della palestra, un luogo della scuola, ma un luogo di tutta la comunità che certamente potrà offrire e continuerà ad offrire un'opportunità di aggregazione in orario scolastico ed extrascolastico, contribuendo a rendere sempre più coesa questa comunità così ricca e dove la presenza anche di tante famiglie, giovani e bambini è particolarmente significativa. Sì, certo. Questo fine settimana ci saranno le elezioni del segretario del Partito Democratico Nazionale. Come sapete, sono candidati il presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, e l'ex vicepresidente Edi Schlein. Una elezione che vedrà tantissimi gazebi in tutta la provincia, un'elezione a cui potranno partecipare tutti quelli che sono iscritti alle liste elettorali, ma non solo. Pensate che fino alle 24 di questa sera ci si può iscrivere
alle elezioni anche i minori di 18 anni, dei 16-18 anni e anche le persone in Italia con permesso di soggiorno che non sono iscritte alle liste elettorali andando sul sito che cercate e troverete su internet. Poi a proposito di questo importante momento elettorale, tenete conto che chi vincerà questa sfida molto probabilmente sarà il prossimo candidato a diventare il presidente del Consiglio per il centro-sinistra alle prossime elezioni politiche che probabilmente ci saranno tra 4 anni. Vi dicevamo, abbiamo sentito a tal proposito su questo momento elettorale per il PD il consigliere regionale Matteo Daffadà, che è proprio del Partito Democratico. Allora, domenica parte, domenica ci saranno le primarie per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico, della nostra comunità, tra Elie Schlein e Stefano Bonaccini. In tutti i circoli della provincia, della regione, in tutti i circoli d'Italia ci saranno le urne aperte dalla mattina alla sera per questo incontro democratico, perché credo che scegliere in questo modo il segretario, colui che condurrà il nostro partito per i prossimi anni, sia veramente il modo più democratico per arrivare al territorio, per arrivare a tutte le persone, per chiedere a tutte le persone qual è la scelta migliore. Quindi un grande momento di democrazia. Con un po' d'orgoglio dico che, nonostante tutti i problemi che il Partito Democratico ha, è ancora l'unico partito che comunque sceglie dalla base il proprio condottiero. Per cui speriamo che sia davvero una giornata importante, democratica e di festa per tutta la comunità. Peraltro, se non sbaglio, fino a questa notte alle 24 possono iscriversi per poter votare anche i minori di 18 anni, dei 16 e 18, e anche gli stranieri residenti sul territorio con permesso di soggiorno regolare, quindi non iscritti alle liste elettorali. Assolutamente, l'abbiamo. Questa è una formula anche oliata che già nel passato è stato fatto, consentire anche ai ragazzi più giovani di poter dare il proprio consenso. Quindi credo che sia davvero e sarà davvero un momento di partecipazione, di festa e di ripartenza, perché credo che dopo le scoppole, le sconfitte elettorali, questo partito abbia bisogno di ripartire, di ritornare tra la gente, nella base, ad ascoltare, ma poi anche a fare proposte importanti per l'alternativa e per l'opposizione nella quale ci hanno messo i cittadini con l'elezione dello scorso autunno. Quindi abbiamo accettato, ed è giusto accettare, le sconfitte, però per ripartire e costruire qualcosa di nuovo e di migliorativo, non solo per il PD ma anche per la nostra nazione. Domenica il voto è aperto a tutti, non solo agli iscritti del PD. Ti chiedevo dove trovare i posti in cui poter votare. Mi sembra che ci sia un sito. Guarda, adesso i singoli posti non li conosco, però comunque lo mettiamo sotto, nel sottopancia, vedete, nel sottopancia. Adesso attraverso i social o d'altro noi metteremo abbiamo messo anche la collocazione, adesso non mi ricordo di preciso. Va bene, no, ma comunque lo mettiamo in sottopancia, chi vuole può vederlo, e magari mettiamo anche in sovrapposizione l'elenco dei posti. Grazie Matteo Daffadà. Perché è importante e perché diamo luce a questo evento, che è un evento prettamente politico e di una parte politica? Perché ha conseguenze un po' su tutti, ma soprattutto forse al voto potrebbero essere anche attratti persone di altri partiti politici. Cerchiamo di capire perché con questo servizio, questo piccolo editoriale che abbiamo realizzato questa mattina, così come anche l'intervista ovviamente a Matteo Daffadà, l'abbiamo realizzata questa mattina. Parlare delle primarie del PD non vuol dire schierarsi politicamente da una parte o dall'altra, ma parlare di una parte importante della storia del nostro paese, perché ovviamente la scelta del prossimo segretario del Partito Democratico a livello nazionale sarà un modo per influenzare la politica del nostro paese per i prossimi anni, perché chi uscirà vincitore dalle primarie del PD molto probabilmente sarà il candidato dell'opposizione per diventare premier alle prossime elezioni politiche nazionali. Ed è chiaramente una cosa che interessa tutte le aree politiche, dalla destra alla sinistra al centro, perché in funzione di chi sarà lo sfidante dell'eventuale ricandidatura di Giorgia Meloni tra 4 anni, chiaramente ci saranno più o meno interessi e opportunità per una parte politica oppure l'altra. Possiamo immaginare ad esempio che per Elie Schlein in questo periodo stia tifando Renzi e il suo gruppo, perché un'eventuale vittoria da parte di Elie Schlein fa sì che la parte di centro del centro-sinistra sarebbe orientata verso il terzo polo di Calenda e di Renzi. Dall'altra parte immaginiamo che invece Conte faccia il tifo per Bonaccini, perché ovviamente un PD
fortemente orientato verso i diritti civili rispetto a quelli sociali come il divorzio, l'aborto, la comunità LGBT, l'eutanasia, la legalizzazione delle droghe leggere, che vede in Eli Schlein una forte sostenitrice, lascia più spazio e più voti a Conte. Bisogna capire in che modo invece si colloca in questo contesto il centrodestra. Probabilmente preferirebbe una vittoria di Eli Schlein, ma sempre dipende da quanto questa vittoria di Eli Schlein darebbe spazio a un'area di centro capeggiata da Calenda e da Renzi. Insomma, questo schieramento, questa diciamo votazione ha il suo peso e soprattutto potrebbe avere l'influenza anche di votanti che si sono andati a schierare per una parte o per l'altra, non perché del PD, ma perché sperano che vinca uno o l'altro candidato per fare gli interessi del proprio partito. Quindi praticamente una sorta di voto contrario a coloro che viene votato. Possiamo immaginare che quindi se qualcuno dell'area di centrodestra votasse Eli Schlein lo fa perché spera di non aver Bonaccini come prossimo candidato alle elezioni politiche tra 4 anni. Dall'altra parte, se qualcuno del Movimento 5 Stelle votasse Bonaccini lo farebbe per far sì che i voti del Movimento 5 Stelle non vengano drenati verso l'area più di sinistra del Partito Democratico e quindi perdere loro consensi. Per questo, per spiegarvi quanto è importante questo voto, le immagini che vedete sono quelle che riguardano un sondaggio di alcune settimane fa su quale sembra essere il candidato dei due più in forma e più candidato alla vittoria come segretario del Partito Democratico. Un appuntamento importante per gli elettori di centrodestra della Alta Valtaro, perché l'onorevole Tommaso Foti sarà a Borgotaro sabato 4 marzo alle ore 15:30 presso la sala delle unioni dei comuni in piazza 11 febbraio. Chiunque volesse può partecipare a questo incontro con un componente importante dell'attuale maggioranza. Tenete conto che è uno di quelli che sta cercando di fare la battaglia per evitare questa questione legata all'efficientamento energetico della casa, che renderebbe più difficile vendere le case per coloro che hanno case con un grado di efficientamento energetico non adeguato. Un ricordo per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano morto in Congo il 22 febbraio del 2001, quindi precisamente 2 anni fa, assieme alla sua guardia del corpo, il carabiniere Vittorio Iacovacci, 2 difensori della pace, a cui è stata dedicata anche una targa che si trova nei pressi del seminario vescovile di Bedonia, una targa che è stata proprio depositata proprio per ricordare questo grande cittadino italiano che abbiamo avuto l'onore di avere anche come ambasciatore in uno dei paesi più tormentati del nostro mondo. E ora ci fermiamo qui con il telegiornale di quest'oggi per ciò che riguarda la parte delle notizie, ma vi ricordiamo che subito dopo c'è un'altra parte di telegiornale, quella dedicata alle curiosità, all'arte, allo sport, alla cultura, insomma un'altra parte interessante delle notizie che arrivano dal nostro territorio, ma in questo caso non solo. Ristorante pizzeria Il Lido, specialità pizza alta al trancio super farcita e la pizza scrocchiarella con impasto alla romana, il vero sapore della pizza in teglia, croccante al punto giusto, oltre ad una semplice e ottima cucina casalinga con piatti tipici emiliani e di stagione. Ci trovate a Varano de Melegari, strada provinciale 19, frazione Boschi di Viazzano, ad 1 chilometro uscita Fornovo a 15. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno, noi ci siamo, sempre. Le nuove cucine Lube 2023 le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Voi vi direte, come sono i prezzi da Baudassi nel 2023? Sono sempre più bassi. Un esempio, macchina caffè espresso con cialde ad euro 59. Cucina a legna nordica a partire da 599. Cassettiera portutensili T-Torque ad euro 189,
Ditemi voi, Baudassi, i prezzi sono sempre più bassi. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Elettromeccanica Valfer, Alemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. AB Global Service a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Bentornati, intanto iniziamo questa parte di questo telegiornale dedicato alle notizie, alle curiosità e allo sport e allo spettacolo, lo spettacolo di questa sera sulla nostra rete con alle ore 20:35 in TV I Piaceri della Vita, alle ore 21 il ciclo Arturo Curà Attualità, alle ore 22 la replica del nostro telegiornale, alle 22:30 Balla che ti passa, alle 23:30 partiamo con Rivediamoli. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani alle ore 14:35 con Parmense in diretta. Saremo proprio in diretta dal Parmense con ospiti, con esterne, con tante notizie interessanti e curiose. E poi che verrà replicato anche domani sera. Ma adesso andiamo alla prima notizia di oggi. Dicevamo, oggi è il mercoledì delle ceneri. Vediamo che cos'è, di che cosa si tratta. In cosa consiste il mercoledì delle ceneri? Ce ne parla il nostro Michele Folli. Infatti ieri è stata l'ultima giornata di carnevale che oggi inizia la quaresima in preparazione della Pasqua. Vediamo il servizio di Michele. Buonasera a tutti. Che significato hanno le ceneri e perché si mette la cenere in testa? Nella Chiesa Cattolica, il rito romano e in altre chiese cristiane, il mercoledì delle ceneri, che quest'anno è il 22 di febbraio, segna l'inizio del cammino spirituale, fatto di penitenza, pentimento e digiuno, che dà il via alla quaresima segnata dalla rinuncia delle carni. Il gesto di porre le ceneri sul capo ha un doppio valore simbolico, in quanto rimanda la precarietà della vita terrena, ma rappresenta un segno di pentimento dell'uomo di fronte a Dio. In questo giorno tutti i cattolici di vari riti latini sono tenuti a far penitenza e a osservare il digiuno e l'astinenza delle carni. Michele Folli per TG Parmense. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera. Noi vi ricordiamo che l'appuntamento con le notizie e l'informazione dal territorio, dal Parmense, è per domani sera ore 19, canale 89. 14:35 invece domani pomeriggio l'appuntamento con Parmense in diretta. Grazie, buona serata e buona giovedì per ciò che riguarda la giornata di domani.